Michele Strianese, il sindaco di San Valentino Tori ha cominciato già la sua marcia, insomma, verso la presidenza. Quali saranno i punti che sta portando in giro comune per comune? Ma sicuramente quello della maggiore territorialità della provincia sui territori, quindi maggiore presenza, maggiori contatti con i sindaci, più ascolto dei territori, perché diciamo, il presidente della provincia, prima di essere presidente, è pure un sindaco, quindi capisce che le esigenze dei sindaci, delle amministrazioni, delle comunità sono quelle quotidiane, quindi viabilità, sicurezza stradale, sicurezza degli edifici scolastici. E poi c'è la problematica dei rifiuti, per avere un ciclo dei rifiuti più regolare in provincia di Salerno, ma non solo qui, anche in regione Campania. Poi siamo una provincia con tanto dissesto idrogeologico e su questo la provincia ha lavorato e sta lavorando ancora tanto. Ci sono tanti progetti in corso, progetti in corso d'appalto, poi ne parleremo ovviamente meglio, scenderemo nei dettagli. Ma poi abbiamo anche tematiche che riguardano il ripascimento della costa, la difesa della nostra costa, che insieme alla Regione Campania si stanno avendo tanti finanziamenti su questo. E poi c'è il problema della depurazione delle acque, del nostro litorale, delle nostre due bellissime coste, la costiera amalfitana, la costiera cilentana. I temi da affrontare ci sono, la provincia ha ancora tante competenze, parlo per esempio, aggiungo quella dell'urbanistica, della pianificazione territoriale, quindi la vigilanza e il controllo sui piani urbanistici comunali, anche se abbiamo bisogno di più risorse. Dunque, ascolto delle esigenze dei territori con un filo conduttore, una cabina di regia che è appunto il governo regionale, che poi è una base fondata appunto dagli enti. Assolutamente sì, c'è un raccordo notevole con il governatore De Luca, tutta la sua squadra, il governo regionale, partiamo proprio da lì, perché le province con i bilanci propri non riescono ad assicurare più i servizi di prima, per cui abbiamo bisogno di un sostegno notevole della Regione Campania, sostegno che c'è già stato e ci sarà. Posso già annunciare che per la fine del mese ci saranno i finanziamenti sulle strade, quindi uscirà la graduatoria sul bando della viabilità regionale, quello per potenziare la viabilità regionale, ci saranno circa 70 progetti finanziati solamente in provincia di Salerno, sono ingenti che ci permetteranno di mettere in sicurezza, di migliorare la viabilità, di migliorare l'arredo urbano. Ma poi il raccordo con il governo regionale è appunto sui problemi della depurazione della costa, sui problemi del ripascimento e quindi l'allungamento del nostro litorale, no? Come si sta già facendo a Salerno. E poi è notevole il coordinamento sulla questione del piano regionale dei rifiuti che va attuato, perché altrimenti il ciclo integrato dei rifiuti può andare in difficoltà, come purtroppo avviene qualche volta. Noi ci stiamo impegnando ad avere sempre un ciclo regolare, a fare in modo che le nostre città siano sempre frequentabili, siano sempre pulite e ordinate. Ok, grazie. Marco, solo? Senti, sì. Acceso? Sì. A me, a me. A te, era acceso, guarda. Non è prova? Vai, quando vuoi. Allora, un altro appuntamento importante, la presentazione appunto del candidato presidente alla provincia, un ricco programma già ci ha annunciato che punta a politiche di integrazione che partono dalla regione Campania e arrivano fino agli enti locali. Sì, oggi c'è la prima conferenza stampa del nostro candidato del Partito Democratico alla presidenza della provincia. Abbiamo un candidato che rappresenta un amministratore valido, un amministratore serio, un amministratore responsabile che lavorerà in continuità con quanto fatto dalla precedente giunta provinciale per continuare a risolvere le problematiche che più stanno a cuore ai cittadini e alle famiglie della nostra provincia. Parlo delle scuole innanzitutto, della viabilità, delle infrastrutture. Il rilancio dell'aeroporto, la riqualificazione di alcuni plessi scolastici che sono ancora oggi in sofferenza, la continuazione delle attività relative ai progetti già partiti, penso a Sarno e al Mercato San Severino. Con i residui attivi dei mutui, anche grazie alle normative regionali, potremmo tornare a intervenire su scuole della città di Salerno, penso il Tasso, il Galileo, a Cava, a Scafati. Dovremmo ripartire sui progetti e continuare i progetti relativi alla zona di Fossimperatore,
settore per quanto riguarda la viabilità, il lotto Ikea, cosiddetto primo lotto Ikea, che riguarda Baronissi e Fisciano. Insomma, abbiamo tanti progetti che dovremo portare avanti nella prossima consigliatura provinciale. Sono convinto che Michele Serenese sia la persona che potrà fare squadra, e con un gruppo di amministratori, anche loro seri e competenti, che il Partito Democratico può mettere a disposizione di questa provincia, realizzare questi progetti che sono fondamentali per il futuro e lo sviluppo del nostro territorio.